Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e con questo nuovo Svago Time Racing. Bene bene, facciamo una nuova bella partitozza a questo gioco che mi piace un casino. Scusate se ieri non ho messo nessun video, ma ero un po' KO. Quindi adesso faremo un gameplay veloce, però voglio farvi prima vedere una configurazione, cioè creiamo un nuovo kart. Così veloce veloce lo teniamo sempre sui colori blu. Domani domani 31 maggio metterò due video, uno che è il video acquisti e l'altro che è una comunicazione riguardo questo weekend che non ci sarò. Poi vabbè, mi spiegherò bene lì. Qua i caricamenti sono mega lunghi, eccoci qua col nostro bolide. Andiamo. Ok, ok, andiamo qua dove ci sono le creazioni e creiamo. Ok. Ecco, questa è la stanza, questo qui è il mio ometto. Il mio bellissimo omino. Ok, qua si potrà cambiare le cose, però beh, l'omino non voglio cambiarlo, anche se forse sì. Vediamo un po' cosa offre. Cosa offre? Il nostro personaggio. Ok. Eccolo qua il nostro kart. Adesso lo resettiamo e ricominciamo con un progetto da capo. Quindi eccoci. Ok. Quindi scegliamo il kart. Ci sono dai più seri ai più sportivi, agli più stravaganti. Qua ci sono tutti i... cosa posso prendere? Vabbè, prendiamo questo che assomiglia tipo a una Formula 1 se vogliamo. Ok, quindi cambiamo il colore, lo mettiamo blu. Perché è tornato giallo, cazzo? Allora. Eccoci. Sembra un po'.
Ecco qua, praticamente, boh, sto facendo un po' di cosa a cazzo, tanto per fare qualche cosa. Oddio, che bordello, santissimo, cosa cazzo sono queste interferenze? Vabbè. Mi sta andando a puttane il computer. Mi sta andando a puttane il computer e per fortuna a fine giugno computer finisce fuori dalla finestra perché arriva quello nuovo. Guardate che bel motorino. Ok, adesso. Sì, lo so che vi sto annoiando con questa mia creazione, ma non capisco cosa cazzo devo fare, continuo, andare, venire. Andare a venire. Andare a venire. Ok, qua sto configurando sto cazzo di cocchiate e sto praticamente avendo una crisi isterica perché non so che cazzo devo fare, non mi ricordo più niente, forse è meglio che la prossima volta prima di fare queste cose provo a farlo da solo in modo da ricordarmi esattamente cosa devo fare. Qua praticamente non c'è una mazza di niente. Vabbè, ragazzi, chi se ne frega, qua lo faccio un po' così alla cazzo sto coso. Cambiamo la lettoncino, sì dai la lettoncino, bella lettoncino. Vediamo un po' che bella lettoncino. Yeah! È brutto. Ok, quasi 10 minuti sprecati a fare sto cazzo di go-kart, lo so che. Vabbè, ho quasi finito, dai ragazzi. Aiuto! Ok. Bene, salviamo il progetto.
Cazzo. Ah, qua praticamente ci sono quelle già predefinite. Ma i miei progetti. Bleh. Ok. Scusate, ho avuto un lapsus. Adesso andiamo a fare una fottuta gara. Che così. Non ce la faccio più. Ah, caricamenti mega lunghi. Bene, bene, eccolo qua il nostro bellissimo go-kart. Guardate che rumore da trottolino. Ho sbagliato tasto. Dov'è il freno a mano? Eccolo qua. Che rumore. C'è una bella carrozza, una bella carrozza. Bene, siete pronti? Siete pronti per questa nuova gara? Non sono sicuro di vincerla questa gara, non lo so, sono un po' stancuccio, ma fa niente, proviamoci lo Ed eccoci a stesso. Isla Capriola. Il favorito? Wildcard. Quel pilota è un vero folle. È l'anti-Gary del mondo dei kart. Ribelle come pochi. Avrai modo di conoscere anche il mio lato ribelle. Solo un attimo. Pronto? Gary, è la tua mamma. Le tue formiche hanno rotto la teca. Devi tornare a casa. Pepe e Giulietto? Sto arrivando, cucciolotti di papà! Sto arrivando! Povero Gary. Siamo sulla linea di partenza in attesa di Wildcard. Sidif, a quanto si dice, ha accartocciato anche sua madre in Eccoci qua col questa. nostro Ma chi non cartino. l'ha fatto? Biff, tu non l'hai fatto. Amico, scherzi col fuoco. Siete pronti? Bene, partiamo. E via! Più veloce della luce. Qua si porta. Guardiamo indietro con il nostro super go-kart. Caricato a molla, il motorino caricato a molla, come quelle macchinine che caricavi a molla, poi lasciavi andare, guardate qua come viaggia. Bene, siamo primi? Di già? Siccome dice. Ma da dove casa sono passati? Ah, ma c'ho la maglia, ho fatto il giro della minchia. Oddio! Porca trota. Maledetto bastardo. Ma hai ficcato un missile addosso. Super beep. Ma cosa cazzo è successo? Vediamo se con un po' d'acqua mantiene quell'atteggiamento. Mandalo fuori strada. Sì, no, ma dai che non voglio buttarlo fuori strada adesso, però. Non ci credo, non ci credo. Ma secondo, dov'è il bastardo che mi ha superato? Porca troia. Vieni qua, maledetto. Quanti missiloni. E io quasi quasi lancio quella cosa lì blu. Oh, cazzo, la pianta. Si è un po' calmato ora, no? Ehi!
Forza! L'ultimo giro! Siamo primi! Cazzo, cazzo! Ah! No! No, ancora, ancora, no, ancora no! Ma porca vacca! Porca vacca! Vabbè! Non è possibile! No, non voglio perdere! Superato, superato. E vinciamo questa gara, non è possibile, non pensavo di vincerla, vabbè, fa niente. Che figata. Peccato non avesse portato il costume da bagno. Eccolo qui, la nostra gara, bella 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 gara, c'è vinta. Purtroppo i primi 10 minuti durante la configurazione non era tanto svago time, era un po' una rottura di palle, però vabbè. Vabbè. Questo gameplay finisce qua, vi aspetto al prossimo. Ciao ciao da Genetic DNA. Quando Speedwagon ha chiesto a me, espresso, il punto di riferimento indiscusso del mondo delle gare, di progettare il nuovo SUX600D, ho messo da parte i soliti libri di design. Il kart migliore richiede i migliori materiali. Sedili in cuoio cuciti con la soffice pelliccia degli orsacchiotti di peluche. Una raffinata carrozzeria invisibile ad occhio nudo. Airbag di preziosa pelle di serpente. Speedwagon ed espresso. Solo il meglio. Il nuovo Speedwagon SUX600D. Ok, quello grande non è pronto. Ma aspettate di vederlo. È così. Solo che riesco a entrarci. Per problemi di budget e per la convenzione di Ginevra, il design mostrato qui non è incluso nell'SUX600D.